Suonano le note malinconiche del silenzio. Vicenza si sveglia sotto il cielo soleggiato del 4 novembre. È la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. È il centenario della tumulazione a Roma, nell'altare della patria del Milite Ignoto. C'è aria di storia nel Piazzale della Vittoria, laddove il santuario di Monteberico si affaccia sulla città. Dopo la messa in suffragio dei caduti, celebrata dal Vescovo, le autorità civili e militari con i sindaci della provincia di Vicenza ricordano il sacrificio di chi ha donato la vita alla patria. Signore, tu che conosci tutte le ossa dei morti e non permetti che una sola vada distrutta, proteggi con l'ombra della croce tutte le sepolture. E come la terra ha ricevuto e purificato nel suo grembo le salme corporee, così accogli tutte le anime nella regione della pace e della luce e fa che vivano in te, aspettando la risurrezione. Gli studenti delle scuole vicentine partecipano a questo momento di preghiera. È un passaggio di testimone, dai giovani soldati di ieri che si immolarono nel sacrificio per la patria, ai giovani vicentini di oggi, a cui viene affidata l'Italia del futuro. È giusto fare in modo che gli studenti, i ragazzi, conoscano queste pagine di storia bellissima, della storia della nostra patria, di giovani che seppero fare il proprio dovere, che seppero far fronte al sacrificio, ma avere la tanta dignità e il tanto amore per la propria terra, le proprie famiglie, fino ad arrivare alla costruzione dell'Unità d'Italia.